Il nodo 3, o modulo Tranquility, dal quale si accede dallo sbocco di sinistra del modulo Unity, è sostanzialmente una palestra. È stato costruito da Thales Alenia Space ed è stato lanciato nel 2010 a bordo della missione STS-130. Tranquility è un altro importante snodo del settore americano della stazione spaziale, perché al suo capo, in fondo, sono agganciati il Permanent Multipurpose Module, il Beam e Cupola. Per distinguere i diversi moduli del settore americano, possiamo guardare la parete dalla quale entriamo. Tutto attorno alla porta, Tranquility è colorato di verde. Unity è rosa, rosino, Destiny è blu e Harmony è pieno di attrezzature e non si capisce, probabilmente è bianco. Oltre a questo riferimento, gli astronauti hanno anche delle indicazioni scritte, perché non è facile orientarsi nella stazione. Pensate quando fate una capriola in acqua, sott'acqua in mare e poi risalite. Di solito è difficile risalire nello stesso punto in cui ci si è immersi con la testa. E sulla stazione spaziale più o meno il concetto è simile. Quando eravamo in Svezda abbiamo parlato di un quadro di Escher. Nel nodo 3 si capisce bene questo concetto. Guardandolo dalla parte dritta vediamo il bagno lì in mezzo alla stanza e un tapis roulant sulla parte destra. Questa qui non è una porta, è un tapis roulant. Si chiama Colbert, da Combined Operational Load Bearing External Resistance Treadmill. Ha l'aggancio per il corpo, per non volare via, e infatti sul soffitto vediamo le scarpe da tennis. Per usare Colbert bisogna disporsi, diremmo, coricati. Se si sta in piedi sul tapis roulant, la stanza cambia completamente. Quello che prima era per noi il soffitto della toilette, adesso è un tavolo da pranzo tipo. Per lavorare ad alcuni esperimenti, sulla parete di fronte bisogna invece stare in piedi sulla parete di sinistra. È un po' come le scale di Labyrinth, se David Bowie vi piace di più. Questo qui appunto è la toilette. Se per il reparto russo avevamo una toilette in Svezda e un angolo igiene abbastanza grande in Zarya, qui tutto è concentrato in Tranquility. Il bagno è parecchio grande, sulla parete, sul retro, che andiamo a vedere, sono appesi spazzolini, dentifrici, i deodoranti, il sapone. Questo qui è un astuccio con il sapone. Bisogna aggiungere acqua e si ha un blister di sapone che dura 2 settimane. Qui non fa schiuma, questo sapone qui non fa schiuma e non c'è bisogno di risciacquo. Ci si può direttamente asciugare con gli asciugamani e le salviette. Ecco, un aspetto geniale della disposizione degli asciugamani qui in Tranquility è che sono riposti nella parete esterna della toilette vicino alle bocche di aspirazione. In questo modo l'umidità che rimane impregnata negli asciugamani viene raccolta e poi anche questa viene ritrasformata in acqua potabile. Di fronte alla porta della toilette, sul pavimento, sotto questi pannelli, c'è proprio un sistema sofisticato di recupero e purificazione dell'acqua. Questo modulo è particolarmente adatto al riciclo dell'acqua. E oltre a Svezda, questo è un altro dei moduli in cui è presente il dispositivo per creare ossigeno a partire dall'acqua tramite l'elettrolisi. Ed è qui sulla parete di fronte al bagno. Nel settore russo, i liquidi di solito sono contenuti in canestri di metallo e questo vale anche per l'urina. Questi contenitori vengono poi portati qui nel nodo 3 e messi in fondo su questa parete, la parete frontale di Tranquility. Una volta che un canestro è stato riempito, viene connesso agli Urine Processing Assembly e il liquido viene trasformato in acqua potabile.
ma chiaramente l'urina contiene anche dei materiali di scarto, non può essere riciclata al 100%. Questo materiale di scarto, chiamato brine, viene messo in quest'altro ulteriore contenitore molto lungo e molto pesante. Probabilmente è l'oggetto più pesante che viene maneggiato all'interno dell'ISS. Una volta pieno, il contenuto viene ritrasferito in uno dei canestri sul quale viene apposta appunto la sigla Brine Only, come vediamo su questo, e viene messo all'interno di una navetta che farà rientro distruttivo, perché questi canestri possono essere usa e getta, mentre quello lungo e pesante che abbiamo visto prima è riutilizzabile e ce ne sono due in tutta la stazione. Abbiamo detto che Tranquility è una palestra, ma abbiamo visto solo un attrezzo ginnico, il tapirulan. L'altro è proprio qui, ci troviamo proprio sotto. Si chiama ARED, Advanced Resistive Exercise Device, e per usarlo bisogna stare in piedi sul soffitto questa volta. In questo caso è chiuso e la pedana è qui sulla parete sinistra, ma una volta aperto occupa l'intero spazio e si usa appunto sottosopra. Gli astronauti si allenano 1.5-2 ore al giorno in totale sui diversi attrezzi. ARED serve per fare sollevamento pesi. Si può usare in due modi: per fare esercizi alle gambe, come gli squat, o alle braccia e addominali. Attraverso un sistema di pistoni e molle viene simulato un carico costante sul corpo che assomiglia a quello degli esercizi di sollevamento pesi che facciamo sulla Terra. Fare esercizi in microgravità è importantissimo perché appunto in questo ambiente particolare gli astronauti possono perdere fino al 15% di massa muscolare e perdono anche densità ossea. Grazie a questi attrezzi si possono mantenere i muscoli attivi, ma sono anche un ottimo modo per esercitarsi in vista delle attività extraveicolari che richiedono sforzi non indifferenti. Nella prossima puntata ci gireremo verso destra e andremo all'interno del PMM.